Allora, eccoci qua in diretta. Ok, problema di lag risolto subito. 13:35 in diretta sulla pagina Facebook di Eris. Se doveste avere problemi di visualizzazione, che tipo arriva un po' in ritardo il video rispetto all'audio, sappiate che è normale. Fatecelo sapere se dà troppo fastidio oppure no. Nuova puntata di The Coroners. Ieri la prova, oggi la diretta ufficiale, diciamo. Io sto vedendo che siamo un po' in differita audio e video. Questo perché siamo in diretta anche Skype. Tra poco vi faremo vedere i nostri ospiti. Questo perché noi abbiamo passato una settimana a fare le prove dalla rete Dell'ufficio della dell'ufficio. redazione. Poi, ovviamente, da oggi si lavora da casa e quindi la linea di casa non è la linea dell'ufficio. Facciamo finta di niente, abbiate pazienza, proviamo. Proviamo così, in teoria è tutto fuori sincrono, anche se abbiamo fatto mille prove e funzionava. Al massimo ascoltateci solo e basta. Esatto. Allora, io direi che possiamo partire oggi, incontro con... iniziamo con, salutiamo Claudio, diciamo sì, ma non state a 1 metro di distanza, siamo a casa nostra. Siamo, insomma, non siamo in luogo pubblico. Ok, allora andiamo subito con chi abbiamo in collegamento oggi, che sono Andrea Coccia, autore del libro Contro l'automobile, prima uscita della nuova collana Book Block, diretta da Rachele Cinerari, che sarà anche lei con noi in diretta via Skype. Andiamo a vedere se tutto funziona. Ecco, c'è Andrea, lo vediamo. Ciao Andrea! Ciao ragazzi, ho fatto un mezzo miracolo, ho trovato una presa e vi saluto tutti, ciao. Allora, salutiamo Andrea, se stiamo riuscendo a fare questa diretta via Skype, appunto forse è possibile che siamo un po' fuori sincrono, ma la gente ci può anche solo ascoltare. Ok, una domanda, Sì, scusate, voi mi sentite bene? noi da qua ti sentiamo bene, chi ci sta Ok. ascoltando che ce lo dica tramite i messaggi di Facebook. Perché sono, so che in Italia fa impressione, ma sono a Parigi e sono in un posto affollato. E quindi c'è tanto, c'è chiacchiericcio, diciamo. Infatti, partiamo da questa cosa. Tu adesso tu lavori un po' a Milano e un po' a Parigi. In questo momento sei a Parigi. Com'è la situazione lì in questo momento? Allora, la situazione mia è veramente paradossale perché sono con la testa in Italia e col corpo in Francia, ovvero ormai ho la fobia della gente come ce l'abbiamo in Italia, nel senso che non voglio stare vicino, appunto detesto avere la gente addosso, ma contemporaneamente sono in Francia e quindi adesso sono di fianco a dei tavoli che stanno allegramente mangiando e bevendo come se niente Perché, fosse. insomma. Questa più o meno la situazione perché in Francia ieri ha parlato Macron, hanno annunciato le prime misure che prenderanno e saranno lunedì la chiusura delle scuole, ma domenica si svolgeranno regolarmente le elezioni municipali in tutta la Francia. Sostanzialmente quello che sembra è che tra le due scelte che si potevano prendere, loro penso che abbiano preso la seconda, quella diciamo scuola inglese o scuola tedesca. Ok, più soft. Ovvero sostanzialmente stanno accettando che la popolazione si ammali anche al 70%, stanno cercando di evitare che si affollino negli ospedali. Questo è quello che ho capito da quanto ho sentito, da quanto mi sono informato in giro. È un po'
diciamo la paura è meno, perché qua sono stati più bravi a livello comunicativo, sia a livello governativo, che faceva uscire informazioni chiare e subitanee, sia a livello mediatico, perché qui, a differenza che in Italia, non so bene per quale motivo, non credo perché siano più saggi, ma boh, non fanno terrorismo, quindi nessuno ha titolato 10 giorni fa che, non so, Apocalisse Francia, nessuno ha titolato e ha fatto la conta dei morti uno a uno facendo vedere le foto dei deceduti rubate da Facebook. Qui sostanzialmente parla chi ne sa, quindi i giornali stanno zitti e quindi almeno da quel punto di vista apprezzo che la gente non ha paura. Questa è più o meno la infatti l'informazione lì è più cauta. Qua siamo ormai bombardati costantemente con aggiornamenti di ora in ora sulla situazione. Sì, che sostanzialmente non servono. Dopodiché, appunto, ti dicevo, sono in una situazione scissa, perché sono contento di essere in Francia perché ho meno paura, nel senso che mi fanno meno paura. Non sono contento di essere in Francia perché secondo me bisogna restringere i contatti in maniera radicale e perché io non riesco a mettere a cuore leggero davanti all'economia alla vita delle persone, cosa che stanno facendo probabilmente qua. E mi fa ridere perché questa tua frase è perfetta forse per spiegare anche il perché hai scritto un libro come Contro l'automobile. Sì. È proprio da te, come dire, ok? Sì. E tra l'altro, allora... Sì, assolutamente. Tra l'altro tu sei anche una persona particolarmente attenta all'informazione perché, insomma, lo diciamo per chi ci segue in diretta Facebook, ma ovviamente non ti conosce, sei un giornalista. Sì, sono un giornalista. Devo dire che in queste ore ho capito che forse non sono esattamente un giornalista, nel senso che mi sono scontrato, ma anche confrontato con colleghi, ex colleghi, e non sto chiaramente facendo lo stesso lavoro. C'è gente che in questo momento, che sono i giornalisti, magari si sentono in una trincea. Sono barricati in casa come tutti, ma hanno più paura degli altri quasi, perché sono anche loro stessi vittime dello stesso flusso di notizie, di allarmi, di smentite, di tutto quel circo che abbiamo visto in questi giorni. Io quotidiano, diciamo, All News da ormai più di un anno e lavoro per un progetto che ho fondato, che si chiama Slow News, che non è così, perché non c'è una redazione, perché siamo in pochi e perché non trattiamo breaking news, non trattiamo questi temi. Mi sono ritrovato a capire la differenza tra fare giornalismo e fare informazione, diciamo. E quindi, sì, sono un giornalista tipico, non sono in una redazione. Sono vicino a quelli che capisco, perché sono stato, ho vissuto delle emergenze dentro una redazione e non sono mai belle. Confesso, sono eccitanti di solito, soprattutto per uno che fa questo lavoro, perché sono il banco di prova della professione, sono quello... Cioè, chiaro, un'emergenza. Di emergenza. Però è esattamente il momento in cui perdi lucidità e in cui poi è difficile uscirne. Tra l'altro colgo l'occasione per scusarmi se ho gli occhiali da sole, ma pensavo di farla nel parco questa diretta, solo che il cellulare non regge, quindi mi sono dovuto chiudere in un bar. Allora, veniamo un po', diciamo, alla ciccia, ok? Nel senso, tu sei il primo dei tre saggi che sono usciti per la nuova collana Book Block, usciti ufficialmente in libreria il 28 febbraio. Insomma, abbiamo centrato il periodo più hard degli ultimi 10 anni, forse. Guarda, documentario in uscita esattamente questi giorni, dopo un lavoro di 4 anni, vi capisco bene. Però noi quello che ci siamo detti è che, appunto, il libro è importante, ma quello che è importante
il libro è solo un corpo, no? Quello che è importante sono i contenuti, e quindi abbiamo detto ok, chiacchieriamone come avremmo fatto in altro modo, fisicamente, in festival e librerie. Forse la prima cosa che può essere interessante chiedere, visto che tra l'altro una presentazione siamo riusciti in realtà a farla tra un buco normativo e l'altro. Era tra un decreto e l'altro, quindi. Tra l'ordinanza comunale. Esatto, noi ci infiliamo. E quindi... Esatto, e quindi potendola si è fatta. Allora, quello che ci siamo resi conto anche durante la presentazione incuriosisce di più di questo libro, che è un po' il, diciamo, il cuore pulsante, è: tu parli di automobile, il libro si chiama Contro l'automobile, ma non è un libro che parla di ecologia o di ambiente. Perché? Esatto. Allora, effettivamente è una delle domande che mi hanno fatto di più in quella presentazione, che fino adesso è stata l'unica opportunità che ho avuto veramente di interfacciarmi con un pubblico che non sono i miei amici, la mia famiglia e tutti, che già non ne possono più ovviamente, i miei amici ne hanno anni che ne parlo. Effettivamente è sia una scelta che una necessità, perché da una parte l'ecologia non è... diciamo, non è il problema maggiore delle macchine, nel senso che ci sono cose che noi facciamo che inquinano di più di usare una macchina. Parlare di ambiente, o meglio, in realtà secondo me ho parlato solo di ambiente, ma non di ambiente, cioè non di inquinamento, perché voglio che passi il, secondo me, quello che è veramente la leva che deve spingerci poi a cambiare, che è una leva che è dentro di noi, che è di come stiamo insieme noi, di come stiamo insieme come società, di come dei nostri desideri, del fatto che vogliamo viaggiare o meno. E questo in qualche modo l'ecologia l'avrebbe messo da parte, perché spesso che nel discorso ecologico noi possiamo fare poco, nel senso che sì, spegnere la luce, chiudere l'acqua, ma non è così che cambiamo questa traiettoria terrificante che sta prendendo il cambiamento climatico. Tra l'altro tu hai... Dopodiché non vuol dire che non ci sono macchine, e in questi giorni ce ne stiamo accorgendo, visto che non usandone, soprattutto esatto. In Cina. Esatto. Ma anche, guarda, anche qua a Torino, nella cosiddetta Motor City, città Fiat per eccellenza, fa impressione vedere così tante strade sì. Vuote, ma in realtà piene di macchine comunque parcheggiate. Effettivamente questo è il momento in cui, secondo me, ci possiamo accorgere di quanto spazio, non guidando più per obbligo e vedendo le ferme, potete, diciamo, anche io ho sperimentato in tutte le serie, le notti che sono tornato a casa nella mia vita, io non ho la patente, non ho mai guidato, e tornando a casa in bici, quando è proprio la notte che ti rendi conto di quanto è assurdo quello che abbiamo fatto, perché ci sono macchine dovunque, sono veramente, è una cosa che di giorno non ci fai caso, perché si muovono, perché le prendi, perché ma di notte, quando le vedi tutte ferme, fanno veramente impressione. E sono accatastate praticamente, a Milano sono anche sui marciapiedi, e lì ti accorgi, lì forse è quando mi sono accorto anch'io che effettivamente c'era qualche problema e che bisognava trattarla come una dipendenza, perché mi sembra che quello sia. Tra l'altro la cosa più interessante del tuo libro, che in realtà è anche quello che mi ricordo a me colpì di più la prima volta che ne abbiamo chiacchierato, quando ancora il libro non c'era, ma era appunto un qualcosa dentro il tuo cervello, prima quindi che iniziassi tutto il lavoro appunto con Rachele e via dicendo. La cosa su cui tu punti proprio anche all'inizio del libro, per mettere dei, diciamo, delle coordinate di riferimento al discorso, la cosa più importante è il discorso sull'immaginario. Sì, infatti ho iniziato con quello.
Diciamo che forse faccio una premessa. Io quando ho iniziato a lavorare questo libro ho pensato a come si potesse convincere qualcuno che non aveva mai messo in discussione la macchina nella sua vita a smettere. E per questo non ho fatto anche mi collego alla domanda di prima, anche per questo non ho fatto un discorso ecologico, perché io credo che non per farti smettere di guidare e dirti che fa male. E l'ho scoperto leggendo i libri, i manuali per smettere di fumare. I manuali no, smetti perché sennò muori. Ti fanno capire quanto è sbilanciato il rapporto che tu hai con la sigaretta. Ti fanno capire che non sei più libero. Fumare non è più una tua scelta, non è più una cosa piacevole, ma è una cosa legata a momenti interstiziali della giornata, per esempio, e che in qualche modo sei schiavo di quel gesto. E tutti i libri più efficaci, almeno quelli efficaci per smettere di fumare, funzionano quando... funzionano perché ho smesso di fumare, tra l'altro, anche leggendoli. E funzionano quando innescano quella leva, quando innescano quel sentimento di sentirti schiavo, che fosse un piacere o appunto una necessità come l'automobile. E quindi mi sono detto appunto di insistere su quel tasto lì. E quindi quel tasto lì mi ha portato a Caption, che vabbè, per spiegare una minima il titolo, che poi è anche comune a tutti gli altri capitoletti, ho cercato di usare del materiale proveniente dal mio immaginario, ma da quello di tutti noi, che riguarda film, serie TV, libri, e quindi appunto Mira al cuore Ramon, Andrea fino al treno, o Inception, per l'appunto. E questa Inception cos'è stata? È stato il percorso comunicativo che l'industria delle automobili, ma anche quella petrolchimica, delle assicurazioni e tutto quello che è indotto all'automobile, hanno messo in atto perché poi banalmente è la pubblicità, il marketing e la sponsorizzazione di cose, per farci convincere che la macchina fosse veramente qualcosa che poteva farci andare veloce, lontano, in tanti e portando pesi, facendoci quindi dimenticare che nel 99% dei casi noi con quello stesso oggetto che dovrebbe andare veloce, lontano, con tante persone portando pesi, ci andiamo piano, vicino, da soli, portando diciamo al massimo una borsetta col computer. E andando a vedere i dati è interessante, perché scopri che una percentuale molto grande dell'intera pubblicitario che paga i media viene dal settore automobilistico, energetico e assicurativo. Scopri che qualsiasi cosa è sponsorizzata da qualche macchina, ma non la Formula 1, la Maratona di New York, il Festival di Cannes, probabilmente anche la sagra del paese di appunto di dovunque. E questo fa capire quanto hanno investito per farci entrare nella testa e per indurci questo bisogno. Un bisogno che, scusate, se poi volete fare domande in mezzo, fermatemi. Vai tranquillo. Spesso poi divago. Sparatemi a un certo punto se sto andando troppo fuori. Ma il problema delle macchine non è semplicemente questa Inception, perché tante cose ci cercano di creare un bisogno. Il problema è che, essendoci cascati, poi abbiamo accettato che questo bisogno costruisse o comunque modellasse la nostra realtà a sua misura. E quindi, tra l'altro, a proposito di questo, è molto interessante, proprio rispetto all'istituto dell'immaginario, il fatto che la macchina è un simbolo e viene spesso presentata come lo strumento di libertà. Anche i riferimenti, no? Sì. Tu fai un sacco di esempi di pubblicitari, cioè la macchina in luoghi desolati dove il tuo spirito di guidatore si può sentire libero. In realtà tu distruggi tutto questo appunto falso immaginario che viene costruito con le pubblicità a partire dalla schiavitù che noi viviamo rispetto alla macchina, ma anche una schiavitù che si estende sui nostri territori, che vengono cambiati e plasmati dalla macchina. Assolutamente.
che poi sono, cioè è proprio quel cambiamento, se vogliamo, che è la cosa più grave, perché finché la macchina resta, cioè se fosse restato un vizio di qualche ricco signore che voleva sfrecciare per i campi facendo le pernacchie ai lavoratori come nei vitelloni, sarebbe rimasto uno dei tanti vizi che hanno i ricchi signori e che finché non ci sono le rivoluzioni non cambiano. Il problema è che appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale in Europa e anche prima negli Stati Uniti, avendo dato a tutti la macchina perché appunto per le esigenze industriali, che se potete poi ne parliamo, ho cambiato il modo di vivere. Un esempio, innanzitutto sto parlando delle aree suburbane, che sono quelle che sono state costruite ai tempi della macchina, perché i nostri centri abitati, soprattutto in Italia, hanno una storia ben diversa, sono nati soprattutto, beh, le grandi città, l'impianto delle grandi città sono nate nel Medioevo, hanno distanze ovviamente legate al limite al carro. Per esempio, se poi guardate una mappa del, non so, del 1600 e misurate la distanza tra i paesini, sono quasi certo che la distanza non sarà, potete vedere, non so, negli Stati Uniti tra una città e l'altra del grande Midwest, ma sono le distanze che si possono percorrere a cavallo in una giornata, o neanche, magari che si possono percorrere a piedi in una giornata. Sì, quindi cosa è successo? La struttura della città è basata su appunto sull'automobile, o comunque sul girare sì. Con... Mentre invece allora, appunto dipende. Le città antiche non sono, sono a misura ancora dipende, l'uomo. Esatto, tra l'altro esatto. Si può fare una parentesi interessante, cioè in questi giorni in cui per il coronavirus bisogna stare in casa e bisogna come dire, uscire per comprare da mangiare, fare la spesa, il consiglio è di farlo negli esercizi commerciali più vicini. In realtà certo. I quartieri più vecchi ma non gentrificati, quindi anche insomma, non so, per dire, per Torino la prima periferia, sono quartieri molto vivi in questi giorni, nel senso che hai tanti negozi di alimentari che non sono stati distrutti dalla gentrificazione, in cui effettivamente a piedi in 2 minuti puoi andare a fare la spesa e tornare a casa. Chiaramente in questi stessi giorni viene mostrato quello che è l'inganno dell'automobile, cioè tu vivi in periferie lontanissime dove non c'è nulla e se vuoi mangiare devi recarti al primo grosso ipermercato in macchina dove sarai in coda con tantissime altre persone. Sì, ma perché, cioè anche semplicemente se guardi la storia dei centri commerciali, che secondo me sono uno dei grandi mostri, forse il mostro finale di una certa idea di comunità, i supermercati senza, cioè i centri commerciali, senza la macchina non li avrebbero mai potuti fare, perché al centro commerciale ci vai per fare una spesa che dura una settimana e che se non c'hai la macchina non ce la fai a portare a casa. E sostanzialmente il tessuto sociale e commerciale di prossimità per spostarlo in un posto che era a X chilometri, in cui tra l'altro hanno annullato tutti diciamo, i rapporti e i ruoli. Piccola parentesi, io sono nipote nipote sia di nonno che di zio di un panettiere di via Paolo Sarpi in via Padova, e io ricordo da piccolo quando andavo in giro con mio nonno. Era praticamente il sindaco, cioè, e così anche il verduraio, il ferramenta, tutti avevano un ruolo in quel posto. Adesso cosa è successo? Se io facessi il suo lavoro, se facessi il panettiere, probabilmente lavorerei al Carrefour a 2 chilometri di distanza e ci avrei scritto il nome qua, senza anche il cognome. Pensa quanto ti umiliano anche. Non sei più il signor, lui si chiamava Ambrogio Fumagalli, non sei più il signor Fumagalli, ma sarebbe Ambrogio, che si chiamava Ambrogio Fumagalli. E tutto questo è per la macchina, cioè è grazie alla macchina, o meglio. E da una volta che hai permesso alla macchina di cambiarti il tessuto sociale e di spostarti a vivere a una distanza che soltanto con la macchina puoi riempire, puoi compiere, lì ti rendi veramente conto, se ci pensi, che sei totalmente dipendente dalla macchina. E se in questi giorni qualcuno che abita in una zona suburbana
cioè si renderà benissimo conto che, per esempio, se dovessero mai per qualche problema, cosa che non mi auguro in questo momento perché la sofferenza di tanta gente, se dovesse non esserci rifornimento, diciamo, delle pompe di benzina, come vai a fare la spesa? Chiaro, cioè, infatti, è un problema. Credo che quello che sta succedendo un po' possa in realtà, come dire, sostenere bene, ahimè, le tesi, quello che ci racconti nel tuo libro, proprio perché in questi giorni chi è inserito in un tessuto cittadino, chiamiamolo sano, quindi con ancora un buon numero di negozi di prossimità e quindi di servizi a te cittadino, non ha gravi problemi. Ed effettivamente, al di là del discorso di stare a casa o di chi comunque sta continuando ad andare a lavorare, però effettivamente compiere quei piccoli gesti quotidiani che sono importanti, no, per sopravvivere, mangiare, la spesa, è in una situazione, diciamo, in realtà privilegiata proprio perché ha dei negozi di prossimità. Esatto. Posso aggiungere un esempio che mi è venuto in mente che c'entra col coronavirus? È un po' provocatorio, però secondo me dà l'idea di quanto poi ci ha cambiato proprio la società. In questo momento la più grande crisi che sta vivendo il nostro sistema non è tanto la malattia quanto la tenuta degli ospedali. Gli ospedali sono in sofferenza, in Italia sono in sofferenza molto più che altrove, perché le epidemie, come si dice in italiano, poi il focolaio è partito da un ospedale, perché l'ospedale è centralizzato e perché ci sono tipo 3 medici su 100 abitanti, adesso i numeri li sto dando a memoria, può darsi che mi sbagli, ma in un mondo senza macchine l'ospedale non sarebbe centralizzato, non sarebbe a uno per ogni settore cittadino di a 1 milione di abitanti, ci sarebbero cliniche e piccoli laboratori ogni 100 metri probabilmente, e ci sarebbe un medico ogni 20 persone. Invece di laurearci in economia, in comunicazione, in tutte quelle cose che servono, tra l'altro, per lavori che esistono per le macchine, perché cioè anche i media, sostanzialmente, visto quello che abbiamo detto prima, esistono per quello, noi abbiamo dedicato un sacco delle nostre competenze a delle cose inessenziali, che adesso, secondo me, di cui adesso ci rendiamo molto conto. Cioè, io da giornalista laureato in lettere mi sento di un'impotenza pazzesca, cioè vorrei aver studiato medicina. Cioè, mi sento completamente inutile. Tra l'altro che completa, e così molti altri. Che completa bene quello che stai dicendo, consiglio, visto che siamo tutti a casa o comunque possiamo uscire meno anche chi lavora, per cui un pochino più di tempo magari per leggere e curiosare ce lo sia a tutti, consiglio il diario che sta uscendo sul blog di Booming di questi giorni, dove a un certo punto in una delle 3 puntate c'è proprio anche una parte legata agli ultimi 30 anni di tagli della sanità, è proprio questo discorso, cioè all'abbandono e alla perdita di tanti piccoli presidi sanitari sparsi su tutto il territorio nazionale, che erano un servizio al cittadino che poteva facilmente raggiungere, appunto, no, i servizi sanitari in generale, cioè vale tutto l'anno, mentre chiaramente 30 anni di riforme, di privatizzazioni o di aziendalizzazioni della sanità pubblica chiaramente hanno cambiato molto la faccia della sanità italiana. Sì, scusami. Scusa se ogni tanto ci sovrapponiamo, probabilmente. Ma tranquillo. Io credo che però non sia semplicemente una decisione degli ultimi 30 anni. Io ho paura che sia nel DNA della nostra società. Quando abbiamo scelto l'industria, abbiamo scelto la massificazione e la massimizzazione delle cose, messi in quella direzione di accentrare, e quindi a livello industriale è ovvio che abbiamo fatto un ospedale per coprire 2 milioni di malati, anche perché ci sono delle cose positive, nel senso che i reparti di eccellenza, i reparti di malattie rare ovviamente sarebbero comunque su quella scala lì. Però è proprio la dimensione industriale della nostra vita che ha fatto sì che ci troviamo in questa situazione. È la dimensione industriale dei nostri, cioè, cerco di dirlo, spero si capisca, è la proiezione industriale dei nostri desideri che è il problema. Io
sono da, cioè, io capisco la gente che mi dice io la macchina la voglio perché cavolo, io voglio andare in vacanza. E anch'io voglio andare in vacanza, cioè non è che io voglio vivere nel mio villaggino e morirci. Dopodiché quello che mi chiedo è, e anche per gli aerei è la stessa cosa, e per gli aerei la gente si incazza molto di più, perché per una macchina si riesce a dire ma sì, prendo la bici. Per gli aerei la gente in generale, anche amici, vengono molto più toccati, e l'aereo è 50.000 volte più inquinante della macchina, più dannoso anche a livello del discorso che facevamo prima sulla macchina. Basta vedere cosa è successo anche a livello finanziario dopo le dichiarazioni di Trump, che diceva che stoppava tutti i voli con, certo, da e per l'Europa. Sì, quello che secondo me dobbiamo metterci in testa è che ok, è bello andare a fare le vacanze 2 settimane in un posto sperduto lontanissimo grazie a un aereo, e mi spiace dover richiamarci un attimo all'ordine, ma non si può fare, non perché inquina, non si può fare perché non lo possiamo fare tutti. E quindi, è che quella che forse poi è la frase centrale di tutto il libro, quando tu massifichi un diritto, cioè una cosa, capisci se è un diritto o un privilegio, perché se massifichi un diritto il mondo diventa migliore, se massifichi un privilegio il mondo impazzisce e non funziona. Cioè, come il paradosso delle macchine è che se tutti abbiamo una macchina nessuno più si muove, perché diventa un Tetris, diventa uno di quei giochi, vi ricordate, quelli di molti anni 80-90, di spostare le caselline, cioè non ci muoviamo più. Andare a fare una settimana in Cambogia, non esisterebbe più la Cambogia. Anzi, poi lo stiamo anche vedendo in qualche modo, l'esempio era a caso, ma il turismo di massa sta distruggendo le cose che vorrebbe far visitare. Quindi io credo, e ho paura a dirlo, però, perché ovviamente è anche il mio stile di vita, però credo che abbiamo sottovalutato quanto siamo noi in prima persona, con i nostri desideri, con i nostri sogni, a portare avanti questa macchina. E tra l'altro era anche interessante, diciamo, l'idea che qualcuno può dire ah, ma effettivamente teniamole solo per il car sharing, facciamo solo poche auto elettriche. Però giustamente tu poni un'obiezione molto forte a questa cosa, cioè è un'industria. Sì. Esatto. Il problema, allora, in un mondo ideale io credo che potremmo considerare le automobili un po' come consideriamo le armi, ovvero diamo non il privilegio, ma il... Madonna, non mi viene il termine. Comunque, diamo la possibilità di usare le armi soltanto alla polizia e all'esercito. Potremmo dare la possibilità di usare le auto soltanto agli ospedali, ai medici, nel senso, potrebbe essere utile. Ma qual è il problema? È che i produttori di auto, che non sono gli stati, ma sono industrie private che dagli stati succhiano un sacco di soldi, senza la produzione in scala, falliscono. Cioè, l'industria automobile è arrivata a produrre 80 milioni di esemplari soltanto di auto all'anno, per un totale di 1 miliardo di auto, perché non può smettere, non può rallentare. Se rallenta, gli investitori tolgono i soldi, perché alle riunioni di fine anno, quando fai vedere i bilanci, se fai vedere i segni meno, la gente si spaventa e toglie i soldi. E quindi falliscono, cioè... è insito al sistema industriale questa crescita continua, e quindi purtroppo non è possibile avere poche macchine. Sono d'accordo anch'io che sarebbe perfetto un mondo in cui in un condominio c'è una macchina, la si prende quando c'è necessità, ma temo che non sia possibile. E quindi infatti anche qua non è che dobbiamo smettere di guidare perché vogliamo fare gli hipster fighetti. Dobbiamo smettere di guidare perché è una dipendenza a qualcosa che non è detto che ci sarà per sempre, e che quando smetterà di esserci ci lascerà con uno scheletro che non è a misura d'uomo, ma è a misura di macchina. E lì saranno cazzi acidi. Ok, allora... Sta succedendo qualcosa di strano, forse. alla diretta, non lo sappiamo, se io sto anche vedendo la diretta, adesso sembra scuro. Aspettiamo che qualcuno dei commenti ci dica che non si vede più niente, però nel caso è saltato adesso. Mi sentite? Nel caso,
Sì, noi, sì, noi ti sentiamo, okay. Non sappiamo se è saltato o cosa è saltato. Perché intanto se vediamo se sta facendo rebuffering o qualcosa. Noi abbiamo fatto le prove tutta la settimana dalla sede con un certo tipo di linea internet. Abbiamo dovuto rifare di nuovo le prove da un'altra linea internet che è questa qua di casa. Ma qualcosa in questo momento forse non va. Chiediamo a chi ci sta guardando nel caso di dare segni. Tanto continua a parlare, io provo a scrivere un messaggio che in teoria i messaggi funzionano. Li potranno vedere. Allora, l'altra cosa secondo me molto interessante è, diciamo, perché a me piacciono le immagini in parte apocalittiche, l'immagine con cui tu, diciamo, finisci un po' la costruzione del tuo ragionamento è di questa fila lunghissima di persone in macchine, in macchina una dietro l'altra, che forse improvvisamente si renderanno conto di essere su un treno, che è una bella immagine, devo dire. E volevo capire effettivamente com'è che poi alla fine ci sei arrivato, nel senso che in realtà poi tu sul libro fai tutta una parte, insomma il libro è breve ma intenso e denso, per cui c'è anche tutta una parte storica su come le macchine abbiano soppiantato le ferrovie, su come le autostrade abbiano sostituito i binari, e poi alla fin fine però effettivamente dal punto di vista simbolico più o meno ogni giorno tanta gente si ritrova a essere su un treno, solo che ognuno ha il suo scompartimento, diciamo. Sì, allora, beh, ognuno si ritrova su un treno fermo quasi sempre, visto che è in coda. E l'esempio che fai tu, l'esempio che faccio io, che citi tu, è quello delle auto che si guidano da sole. Che quella figura mi è venuta parlando di auto che si guidano sole con un po' di gente. Tuttora ne parlo e tuttora accetto il fatto che alcune persone sono ancora convinte che si possa fare. Magari ci avranno ragione loro. Io credo che di base non si arriverà mai a fare un'auto che si guida completamente da sola, perché non siamo in grado di non perché siamo scemi, ma perché umanamente noi non possiamo scrivere l'algoritmo di quella macchina. Perché noi, quelli con cui parlo mi dicono sempre: ah, ma se fai le guide automatiche basta fare che le macchine vanno piano e che tengono la distanza di sicurezza e annulli gli incidenti. Ok, ma loro stanno parlando, questo è un argomento che non tiene conto, o meglio, che parte dal presupposto che gli algoritmi abbiano una realtà in cui vige la statistica. Gli algoritmi, spero di non parlare troppo complicato, ma gli algoritmi non vivono in una realtà dove vige la statistica, perché in un algoritmo non c'è il tempo. L'algoritmo è disegnato per rispondere contemporaneamente a tutte le possibilità che ci possono essere nella sua storia. Quindi, anche se c'è una possibilità su un milione che si avveri, per un uomo quella è una probabilità praticamente che può escludere. Per una macchina, per un algoritmo, quella è una delle possibilità che colui che scrive l'algoritmo deve prevedere. Chiaro. E una volta che scrivi quella linea di codice, quella cosa esiste, anche se non è, e tu ne sei responsabile. Quindi è impossibile scrivere quell'algoritmo, perché se tu devi scrivere un algoritmo in cui a un certo punto la macchina deve scegliere tra sacrificare un pedone o un'altra persona o il proprio, non sarebbe più guidatore, ma il proprio cliente, tu devi scriverlo. E tu quindi ci sarà una linea in cui è scritto a un certo punto: in questo caso devi uccidere, oppure uccidi quello che è dentro la macchina. Allora già, come dire, esatto. In realtà in un nostro libro di narrativa, La minaccia del cambiamento di Silvio Valpreda, a un certo punto c'è un dilemma in questo appunto futuro, in realtà distopica, in cui le macchine in realtà sono predisposte per salvare, che ne so, la scolaresca che attraversa la strada e non chi è dentro il veicolo che si autoguida, ma chiaramente sono programmi che se hai abbastanza soldi puoi hackerare, ecco. E forse sì, dopodiché dimostra, cioè, tutta l'industrialità comunque di un discorso del genere, per cui alla fine sarebbe più semplice salire tutti su un treno, ecco, no? Dove non c'è bisogno di un algoritmo. Tra l'altro,
in questo concetto di cui stavamo parlando, delle macchine che si guidano da sole, nessuno poi prende, dimenticano del concetto di responsabilità. Cioè, se non guidi tu, di chi è la responsabilità? Cioè, non è del guidatore perché non sta guidando, non è del venditore della macchina perché, cavolo, nessuno, cioè, non produrrebbero più macchine, non è di, cioè, di chi è? E soprattutto, GPS. Questione più grossa. Cattivo. Chi ti assicura quella cosa lì? Chi è che paga? Cioè, trovami un'assicurazione che accetterebbe di assicurare una cosa del genere. Non è possibile. E poi? E se noi possiamo circolare in macchina con milioni di esemplari è soltanto perché esistono le assicurazioni, capisci che quel giochetto salta per aria. Dopodiché nel libro lo porto, cioè faccio finta che sia possibile e un po' me la godo con i popcorn a dire ok, ce l'avete, ce l'avrete tra anni, vi ritroverete a distanza di sicurezza ad andare a 30 all'ora, perché comunque più di 30 all'ora è pericoloso per la vita di tutti, e capirete in quell'istante con me che me la rido mangiando i popcorn che avete fatto tutto sto casino per pretendere di comprarvi la carrozza del treno sulla quale state viaggiando. Questa era poi la figura che ho usato nel libro. Allora Andrea, noi ti ringraziamo. Come anche finiscono tutti i libri di BookBlock, se ci vuoi dare così dei consigli sia sull'argomento appunto che ha ispirato il tuo libro, o come vuoi, visto che appunto sono giornate che bisogna passare a casa, tutti danno consigli su cosa leggere o vedere, dacci qualche consiglio sia da leggere che da vedere o da sentire. Allora, non vorrei replicare quelli che ho messo nel libro, perché quelli appunto sono già andati e spero che la gente poi possa appunto approfondire. Vi dico cosa sto leggendo, cosa sto guardando io, se volete. E io sto leggendo in questo momento L'ombra dello scorpione di Stephen King, molto a tema. In realtà sto rileggendo, perché l'avevo già letto 5-6 anni fa. Ed è, secondo me, molto... è molto interessante leggerlo adesso, perché vabbè, L'ombra dello scorpione è la storia di una pandemia che in quel caso per cause militari, come spesso capita nella letteratura, e uccide il 99% della popolazione mondiale, e Stephen King ti racconta cosa succede. Ed è molto interessante, perché per la prima volta, quando lui ti descrive, cioè tutta la prima parte in cui ti descrive situazioni normali e poi qualcuno tossì, fa impressione. Ed è per me una rilettura fantastica da quel punto di vista. E ti fa capire anche, visto che questa fortunatamente non è una pandemia di un virus letale di quel tipo, ma è una pandemia di una cosa che è un po' più forte di un'influenza, però ucciderà il 99% dell'umanità, è molto interessante. Una cosa che invece sto guardando, che mi sta piacendo, è una serie TV su Netflix che si chiama Gentefied, che è, cioè Gentefied, perché è latina. È interessante perché riesce a essere una commedia, ma anche a essere complessa. Il racconto di Los Angeles in cui avviene la gentrificazione, e di una comunità latina che affronta questa gentrificazione con, da una parte, quelli che accettano il nuovo e dall'altra quelli che hanno paura del nuovo, quindi appunto con piccoli commerci e via dicendo. La cosa interessante è che riesce appunto a mostrare la complessità senza prendere parte da una parte o dall'altra, cioè capisci tutti e due i punti di vista e intanto ridi, e ridere di questi tempi fa anche bene, quindi quella è un'altra cosa che consiglio. E cosa posso consigliare? Un'altra cosa da sentire, se vogliamo, sì. Che però non so dove si può, non so se su Spotify c'è, io ho l'album, di un artista, secondo me, bravissimo, italiano, poco conosciuto, che si chiama Un Orso Minore, che ha fatto questo album di tre canzoni bellissime, che, aspetta, vi dico subito, però devo accendere il cellulare per dirvelo. Ma... oddio. No, non fa... Analisi, non fa... Ok.
È successo qualcosa di strano, ma non importa, tranquillo. Comunque ti sentiamo, comunque ti sentiamo. No, aspettate, aspettate, che forse ho capito che è successo. È successo questo? Non so, vediamo. Ok. Okay. Mi rivedete? Sì, 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 adesso sì. Ok. Sì, sì, è tutto un po' precario ho qua. No, si chiama Analisi ed è un EP da tre canzoni bellissime che parlano anche di quanto dobbiamo fare attenzione agli altri e non a noi stessi. Poi Emiliano, che è il minore, è un vegano, attivista, antispecista, che vi consiglio di seguire soprattutto in questi giorni su Facebook, perché poi è un ricercatore, ha un approccio scientifico ed è molto 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 bravo. E tra queste canzoni ci sono, c'è anche, secondo me, La Venata di Guccini del 2018, è uno spettacolo. E basta, va bene, okay. Direi che perfetto, ti ringraziamo, ti diciamo anche tra vari commenti che noi vediamo molto in differita rispetto a quando vengono fatti. Comunque l'ultimo è di Davide Caviglia che ti dice: Coccia sei un figo. Ok, grande capo, sì. Comunque ogni... non sono soltanto però sono miope, quindi questi qui sono anche da... Va bene Andrea, noi ti ringraziamo, speriamo di risentirci, ma soprattutto di riabbracciarci fisicamente il prima possibile. Io faccio ancora rivedere una volta il libro, ok? E ricordo a tutti appunto che se, visto che per ora non potrete uscire e comprare il libro, aspettate, se vi interessa, andarlo a curiosare nelle librerie fisiche, mi raccomando, non da Amazon, ma soprattutto, come abbiamo detto all'inizio, Andrea è giornalista e cofondatore del progetto Slow News. Nel caso, se non avete niente di importante da fare, andate subito a curiosare e a vedere che cos'è. Assolutamente. Ciao Andrea. Intanto io vi ho fatto vedere la regina. Affollato. C'è un sacco di gente, sono terrorizzato. Ci risentiamo presto. Dai, virtuale per adesso. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E ora? Allora, noi torniamo con la nostra visuale base. Cerchiamo di capire se riusciamo a ritornare in sincrono, se ce la fa. Ecco, finalmente i miei neuroni non sono più impazziti. Meno male. Grazie, perché voi non lo vedete, ma io qua sto guardando due monitor diversi. Uno, quello che ci dovrebbe far vedere in tempo reale quello che sta registrando, e uno, la diretta Facebook, per vedere i vostri commenti. Tutto questo crea tutta una serie di sfasamenti temporali che il mio cervello non fa fatica a elaborare. Anche un po' il mio, in realtà. Allora, però, in questo momento, per fortuna, siamo ritornati in sincrono, perché la chiamata Skype appesantisce tutto il sistema. Poi ricordiamo, appunto, Andrea era a Parigi. A Parigi, in strada, in un bar, con della gente, oddio, una realtà parallela. Con una rete telefonica e non Wi-Fi. Bene, allora, ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo, anche quelli che sono rimasti dopo l'intoppo di diretta. A un certo punto è saltata, ma appunto noi facciamo quello che riusciamo. Work in progress. Quello che i mezzi e la rete ci consente di fare. Quindi grazie a tutti coloro che sono ancora online, che ci stanno guardando. Allora, noi riproviamo a fare una cosa possibile, che ritorneremo fuori sincrono dopo tutte le prove che abbiamo fatto, che comunque andavano bene, ma come si sa, le prove sono una cosa e poi la diretta. La realtà è sempre un'altra, insomma. La diretta è un'altra. Comunque, come qualcuno diceva nei messaggi della diretta,
prendetelo come un omaggio a Gates, insomma. Sì, questo fuorisincrono. Dai, 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 dai. Sempre, non fate i pignoli. Però come dicevamo ieri, noi siamo abituati a una trasmissione più radiofonica, senza, esatto, senza video, quindi questo ci manda un po' in confusione. Ma speriamo che sia di vostro gradimento. Allora, adesso proviamo a chiamare Rachele Cinerari, che è appunto la curatrice della collana Book Block. Di cui appunto il libro di Andrea è stato il primo a uscire. Intrattieni un secondo, vado a prendere gli altri due volumi, così li facciamo vedere. Ok, intrattengo da sola un secondo e dico che prima di tutto è stato affascinante lavorare 2 anni a una collana che esce Aurora, ma contemporaneamente la cosa, io credo, molto bella è che Rachele ha fatto veramente un lavorone incredibile e tutti insieme stiamo riuscendo un pochino a costruire una grande rete di persone, di realtà, di attivisti, di persone che non si occupano solo di scrivere, ma spesso, no, anche nel privato, di vivere e di portare avanti in modo concreto, con istanze, quello di cui scrivono. Ha fatto veramente una ricerca pazzesca. I primi 3, infatti, oltre a quello che vi abbiamo già fatto vedere, sono poi Post Porno di Valentine H. Sì. Fluida Wolf, che cercheremo di contattare pure lei nei prossimi giorni, e Sostanze Psicoattive di Progetto Neutravel. Progetto che si occupa di ridurre, vi leggo bene così non faccio errori dalla bio scritta dietro il libro, si occupa di ridurre i danni e limitare i rischi nei contesti del divertimento notturno, quali rave party, goa parties, grandi eventi di musica elettronica e club, avvalendosi di un'area informativa, un servizio di analisi delle sostanze, drug checking, un'area chill out e un'area sanitaria di primo soccorso. Quindi, insomma, qualcuno che sa molto molto bene di cosa si sta parlando e che appunto, come appena detto, lo fa nella vita reale, nel concreto, tutti i giorni della propria vita. Allora, noi adesso proviamo a contattare Rachele, sperando che questo sincrono che abbiamo riacquisito non si perda, non esploda. Nuovo. Voi fatecelo sapere, o comunque non abbiatecela con noi se video e audio non saranno simultanei. No, per ora, tra l'altro, sta andando bene. Potevano succedere un sacco di cose tragiche, essendo a casa e non in ufficio. Poteva abbaiare improvvisamente e furiosamente il cane, che qualcuno ha già visto in questi anni spuntare ogni tanto nelle foto di Eris, ma potevano anche arrivare i nostri temibili gatti distruttori, far cadere microfono, telecamera, computer, schermo, tutto, e non è successo, un miracolo. Non è successo. Allora, il sincrono sembra reggere per ora, quindi diciamo alla nostra regia di cambiare inquadratura. Oh, vediamo Rachele, adesso la ingrandiamo nella cornice. Ciao Rachele, ci senti? Ciao, sì, vi sento. Oh, voi mi sentite? Noi ti sentiamo, chiediamo sempre alla chat un aiuto per dirci se è tutto ok anche per loro, se si sente bene. Ok, allora, penso che tu abbia ascoltato, Rachele, la lunghissima chiacchierata con il buon Coccia. E assolutamente sì. Insomma, quel titolo Contro l'automobile è la prima delle tue prime 3 creature che sono giunte nel mondo librario editoriale italiano. Sì. Com'è stato? Cantenando. Com'è stato? Com'è stato? È stato bello, difficile, nel senso che ovviamente sono temi molto interessanti, ma anche un po' complessi, no? Nel senso che ci sarebbe da parlarne, affrontarli da punti di vista dei più disparati e via dicendo. Quindi diciamo che fare quello che cerchiamo di fare con la collana, che alla fine è parlare di cose complesse in modo accessibile, sicuramente non è stato facile.
Io devo dire che il mio lavoro è stato veramente di supporto, nel senso che sia Andrea che Valentine, che le operatrici di Neotravel avevano le idee veramente molto chiare in realtà su come affrontare appunto questi temi, facendoli capire un po' a tutti e tutte, ecco. Quindi io ho dato una mano sicuramente a, a volte, come ti posso dire, sfare dei nodi un po' o sintattici o comunque di concetti, ma alla fine devo dire che mi hanno veramente facilitato il lavoro in maniera incredibile. E è molto bello, fra l'altro, scusate, questa cosa la devo dire perché ho riso molto quando a un certo punto Andrea prima ci ha fatto vedere il bar in cui lui sì, era, perché... perché insomma è un po' abbastanza divertente vedere che c'è la gente appiccicata e noi qui che stiamo tipo tutti camminiamo così ai muri e dobbiamo compilare i fogli per Ricordiamo uscire. Per chi non, C'è stato un per chi momento magari di... non l'ha visto o è arrivato dopo, appunto abbiamo sentito Andrea, autore del libro Contro l'automobile, che lui attualmente è a Parigi. Sì. A Parigi la situazione, diciamo, di mobilità delle persone... Però ora è diversa, per cui diversa. Era in un bar pieno di persone. Sì. Pieno, strapieno. E allora, vabbè... E ci sono tutta una serie di cose che ovviamente noi sappiamo, perché giustamente Rachele lavora ormai con noi da un bel po', però proviamo a raccontarle un minimo a chi ci segue. Forse la prima cosa da raccontare, da andare un po' a sviscerare, è il fatto che in realtà originariamente noi si voleva fare una bella collana di saggetti. Sì. E abbiamo, in virtù di questa nostra bella volontà, stressato in maniera inquietante sì. chiunque conosciamo. E gli abbiamo attaccato pipponi e parla di questo e parla dell'altro, come li facciamo, come li facciamo, ma secondo te tu come li faresti? Come ti piacerebbero? Sinché a un certo punto, avendo fatto a Rachele la testa proprio così, ci siamo resi conto che forse... vedere sempre. Esatto, che forse parlando con lei... tutti i feedback che lei ci dava, tutte le impressioni, tutte le risposte alle nostre domande erano esattamente quello che noi avremmo voluto. E al che abbiamo detto, ma scusa, ma perché devi cercare un curatore chissà dove quando ce l'hai davanti a te che ti sorride pazientemente, ti ascolta? E abbiamo detto, Rachele, ma non è che vuoi curare la collana? E questo è un po'... Sì, e io ovviamente ho detto di sì, perché... Cos'altro potevo... No, sto scherzando. Ovviamente ho detto di sì perché è un progetto che mi piace molto e magari faccio un sunto, perché magari qualcuno che ci guarda lo sa, altri non lo sanno. Quello che facciamo con questi saggi sono appunto piccoli saggetti di 70.000 caratteri al massimo, quindi sono una sessantina di pagine. Sono libri molto piccoli. Con i quali affrontiamo un po' dei temi, appunto lo dicevo prima, temi abbastanza complessi, però con l'obiettivo di renderli accessibili a tutti. Possono essere dei primi avvicinamenti al tema o anche invece approfondimenti specifici per chi ne sa già, ma appunto ha voglia di leggersi un approfondimento. I primi tre temi li abbiamo detti, in realtà poi ovviamente stiamo lavorando già ai libri per i prossimi mesi e in realtà anni, in questo momento un po' rallentati come tutti dalle perché circostanze. Ricordiamo, questa collana usciva in queste settimane. È uscita sì, il 28 febbraio. Sì. Sì, fra l'altro è molto bello perché... allora è molto bello, ovviamente la situazione è tutt'altro. Intanto, vista però, scusa Rachele se ti interrompo, ma la situazione casalinga impone il gatto in live. Sì, fatti vedere bene almeno gatto. Saluta, si vedono gli occhi di sotto. Non so se io vi vedo lì e quindi non ecco perdute. Scusa se ti interrompo. Scusa, ma è più che giusto, d'altronde chi comanda a un certo punto deve palesarsi. E non mi ricordo cosa stavo dicendo, però dirò qualcos'altro. Dicevo che è stato interessante vedere che appunto nel momento in cui la collana doveva uscire è successo quello che è successo, però una cosa bella c'è, e cioè che in realtà ho visto sia attraverso Instagram che attraverso Facebook che via dicendo che un sacco di persone hanno
preso, letto questi libri con grandissimo interesse, quindi questo ovviamente ci fa molto piacere, perché alla fine lo facciamo per questo, insomma, no? Per riuscire un po' anche a riflettere su questi temi, non solamente per produrre un oggetto che poi, certo, chissà dove va a finire. Chiaramente ci dispiace che non, per ora non riusciamo a incontrarci di persona e a parlarne insieme, l'abbiamo fatto solo con Andrea, almeno quello siamo riusciti a farlo. Comunque nei mesi prossimi, quando la situazione si calmerà, speriamo presto, lo faremo sicuramente insieme. Nel frattempo abbiamo il tempo di leggercelo, di mandarci messaggini o di parlarne così, come stiamo facendo adesso, insieme a Caperduto. Forse la cosa anche interessante è capire un po', nel momento in cui qualcuno ti dice ok, cura una collana, noi siamo in realtà, vogliamo essere, proviamo a essere come casa editrice una realtà laboratoriale, non verticale, no? Assolutamente orizzontale, dove la cosa forse più bella di essere una small press, di lavorare come lavoriamo noi, è proprio il fatto che realmente segui tutte le cose, tutti insieme, e puoi prenderti anche il tempo per chiacchierare e discutere. Però comunque, quindi, quello che secondo me è interessante è come poi, nel momento in cui ti è stata data questa palla in mano gigantesca con scritto book block, come in realtà poi ti sei mossa, ecco. Allora, la prima cosa che ho fatto è stata cominciare, una cosa che faccio sempre, ma l'ho fatta a maggior ragione, leggere tantissimo. E non solo libri, ma anche un sacco di articoli, blog, mi sono guardata una quantità spropositata di video online. Questo un po' per capire, prima di tutto, quali sono i temi di cui si parla tantissimo in questo momento. E di conseguenza anche capire quelli di cui non si parla per niente, o comunque di cui si parla in maniera marginale. Questo ovviamente serve moltissimo perché, parlando negli anni ormai, insieme anche a voi, ci siamo anche detti che uno degli obiettivi di questo progetto, io, a me piace chiamarlo progetto, ormai uso questa parola sempre, è anche quello un po' di parlare di cose di cui si parla moltissimo, ma da prospettive un po' diverse da quelle, diciamo così, canoniche, ecco. E in più anche parlare di cose di cui non si parla, ma che invece forse, insomma, sarebbe bene parlarne un po' di più. Quindi questa è stata la prima, un po' la prima fase, diciamo così. E ovviamente cercare le persone, quindi insieme a voi, questo l'abbiamo fatto insieme, no? Adesso sembra che l'abbia fatto da sola, ma in realtà sono tutte cose che abbiamo fatto insieme. Comunque, appunto, capire quali temi affrontare, capire quali persone fossero quelle giuste per affrontare questi temi, e a quel punto, e diciamo che da lì in avanti inizia un po' il lavoro che faccio più da sola, ma in realtà comunque anche insieme a voi, che è quello di parlare insieme a autori e autrici dei libri, e insieme a loro capire che cosa vogliamo dire, che cosa pensiamo che ci sia da dire, come lo vogliamo dire, in che tempi vogliamo appunto riuscire a elaborare il libro e via dicendo. E in questa fase, che dura anche più di un anno per ogni libro, il mio lavoro è quello di seguire la scrittura del libro insieme alle persone che scrivono, e mano a mano magari aiutarli a correggere il tiro. Se vedo che le cose prendono una piega un po' troppo, diciamo così, da specialista, magari cerco di aiutare, di riflettere sul linguaggio adatto da utilizzare, sempre nell'ottica di renderlo accessibile, e via dicendo. Poi, ovviamente, nella catena di produzione del libro ci sono tante altre cose, che anche quelle le faccio sempre insieme a voi, ma diciamole per chi magari non lo sa, che sono appunto rendere il libro bello esteticamente, perché diciamocelo, i libri Eris sono tutti bellissimi dal primo all'ultimo, e anche questa è una parte importante. Ovviamente tutti i paratesti e la gestione della comunicazione, la preparazione del calendario degli eventi, che pandemie permettendo solitamente, insomma, si riescono poi a rispettare. E questo più o meno è quanto, insomma, sembra poco, ovviamente è tanto, ma insomma, questo è. Allora, facciamo tra l'altro, sì, dica. Dico, tra l'altro, la cosa è interessante perché questa domanda mi viene fatta spesso, cioè curatrice cosa vuol dire sostanzialmente?
questo e un po' di altro, ma tendenzialmente questo. E facciamo un po' di spoiler non spoiler, ok? Quindi sì. Premettendo che non risponderai in nessun modo legato a ordine di uscita, cose già calendarizzate, persone con cui hai già parlato, ma proprio più in senso generale di micro tematiche che andremo a trattare, con cui sta già lavorando, o che anche solo, diciamo la verità, ci sono in wish list, no? Quindi qualcosa che tu senti che tratteremo, ma in realtà appunto non ci sono ancora contatti, insomma, sono la wish list dei saggetti. Non li vuoi spoilerare i prossimi tre? No, non li voglio spoilerare i prossimi tre, non ancora, spoilerare. No, no, no. No? Invece farò, vorrei spoilerare proprio per dare un po' l'idea di anche l'ampiezza del lavoro di Rachele, quali sono in modo work in progress le tematiche, le sottotematiche, okay, le micro tematiche di cui andremo a trattare. Però posso dire questo, diciamo che per questo primo anno i primi 7 libri sono praticamente pronti. Questo lo possiamo dire? Sì. Ebbene, questo lo possiamo dire. Ma non diremo quali. Questo lo possiamo dire. 3 sono già usciti. No. Ne mancano... Sta a voi, se accettate. Gli altri 4 sono pronti, sono in fase di definizione, ma non ve li spoileriamo. Non li spoileriamo ancora. Però invece no, sarebbe bello spoilerare le tematiche, quanto sono ampie. Prego, prego, ci dica, ci dica. Allora, intanto, ora che ci sto pensando a come spoilerare senza spoilerare troppo, è molto interessante vedere come alla fine poi le cose si toccano un po' tra di loro, nel senso che prima quando sentivo parlare Andrea, direttamente o indirettamente mi sono venute tutta una serie di spunti in testa, la mobilità, questo capitalismo che non ci piace tanto e che in questi giorni, fra l'altro, sarebbe, vabbè, adesso io faccio sempre questa battuta in questi giorni, però la voglio dire questa cosa, sarebbe bello che finalmente collassasse tutto e potessimo, no? Ah, ricostruire dalle macerie, ma non succederà, sarebbe troppo ottimista. Comunque, i temi di cui, temi, diciamo le macro aree che toccheremo nei prossimi libri, sia quest'anno che negli anni a venire, sono vari. Allora, sicuramente una macro area, diciamo così, è quella dell'individuo e del genere. Cerco di dirla così, non è proprio i termini giusti, ma insomma questo più o meno è. E dentro questa macro area ci staranno, come già per esempio è per il libro di Valentine Post-Porno, ci saranno riflessioni che riguardano un po' il modo in cui noi stessi viviamo la nostra identità di genere, anche il modo in cui viviamo le relazioni con gli altri, anche in virtù di questa identità di genere che, insomma, vedremo come verrà affrontata nei mesi. Sicuramente si parlerà di un argomento che prima Andrea ha toccato indirettamente, che è quello del turismo, perché voglio dire, mi sembra assurdo lavorare su temi, fare dei saggi di questo tipo e non trattare un argomento così importante e vediamo anche così fragile, lo vediamo in questi giorni, com'è quello del turismo. Si parlerà ovviamente di spostamenti, e con spostamenti non mi riferisco solo a come può essere il libro di Andrea, mezzi di trasporto, ma anche di migrazioni, quindi spostamenti di grandi numeri di persone che si spostano per motivi ovviamente di necessità, anche molto tragiche, da nazione a nazione, e di comunicazione ovviamente, di come certi temi vengono veicolati dai media in un modo o nell'altro e degli effetti che questo modo di veicolarli hanno. E devo dire altro, siamo sicuri, non vorrei, cioè è molto facile, è spoilerare. Molto facile. Sì, è molto facile. È molto facile spoilerare. Nel frattempo ci sentono tutti, ci vedono tutti, sì. Magari ogni tanto c'è. Forse non l'abbiamo detto prima, ma se qualcuno
ha delle domande per... Ma arrivano troppo in ritardo. Arrivano troppo in ritardo le domande. Le deve pensare in anticipo. Allora, pensate una domanda in anticipo e scrivetela. Come si fa a pensare una domanda in anticipo? Prima che tu lo dica. Bisogna dirlo prima che chi ha domande... Io vedo un viva il capitalismo. Ah, io per esempio non lo Però, vedo. Non so quindi, perché... Non so quanti mesi fa è arrivato, comunque vedo un viva il capitalismo, ringraziamo Alessio. Io non l'ho mai visto, quindi messaggio. arriverà poi. Questa cosa dei messaggi delle dirette sono... Viva il capitalismo, che anche all'epoca del coronavirus è quello che vince sempre. Certo. Alla fine sì, c'è poco da fare. Allora, Rachele, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, perché siamo arrivati a un'ora e un quarto quasi di diretta. Chi ci segue forse... Io posso aggiungere questo. Vai. Che non voglio aggiungere altro sui temi perché mi piacerebbe lasciare un po' di suspense, però posso dire questo. Allora, i libri, come dicevamo, sono libri brevi e alla fine, l'hai detto prima tu, Sonny, una cosa a cui teniamo molto è il fatto che alla fine di ognuno di questi libri gli autori e le autrici mettono 5 consigli. Questi 5 consigli non sono necessariamente altri libri, ma sono semplicemente degli strumenti per approfondire l'argomento che viene trattato nel libro Book Block. Possono essere ovviamente anche libri, ma anche film, video, anche app da utilizzare sul cellulare, per esempio in quello delle operatrici di No Travel, sostanze psicoattive, è stata consigliata un'app che veicola insomma informazioni sulla composizione chimica delle sostanze. Possono essere consigliati blog e via dicendo. Questa è una cosa molto bella perché ovviamente quello che ci interessa, come dicevo prima, non è solamente il libro che noi ovviamente al quale ovviamente dedichiamo tutte le nostre energie, i nostri sforzi per renderlo migliore possibile, ma ovviamente quello che ci interessa è che questi libri siano, e lo scriviamo anche come motto, ma strumenti di autodifesa culturale, cioè libri che ci diano in qualche modo la possibilità di leggere questi temi anche nella nostra quotidianità, di parlarne, di approfondirli anche insieme alle persone intorno a noi, e i libri stessi a loro volta ci danno degli strumenti concreti per andare poi a approfondire, se ci interessa, se ovviamente abbiamo il tempo e la voglia, attraverso questi 5 consigli che sono in fondo al libro. E allora, per concludere... Io ti chiederei dei consigli a te. Allora, come si usa appunto in questi giorni, un libro, un film o serie TV è qualcosa da ascoltare. Ok. Allora, un libro, Robert Eggers, molto bello, racconta insomma è la storia di due guardiani di un faro. Adesso non dico di più perché è molto facile anche lì spoilerare, guardatevelo perché è bellissimo, e se ci avete un po' d'ansia non lo guardate, guardate un'altra cosa, guardate tipo Sex Education su Netflix, che è la serie che secondo me, che io sto consigliando a tutti nonostante tutti la critichino, però secondo me la dovete guardare tutti e tutte. E da ascoltare, secondo me continua ad essere Adversus del Colle del Fomento, continua ad essere il disco da ascoltare anche in questa situazione. Io mi ripeto, chi mi conosce ormai dirà basta, ci spariamo, però niente ragazzi, c'è poco da fare. E, il libro, allora sto leggendo un libro di poesie di Michele Mari, di cui io adesso farò una figuraccia, ma non mi ricordo se si chiama Nella cripta, alla cripta o qualcosa del genere. Questa figuraccia in diretta me la potevo risparmiare, ma pace, bellissimo, leggetevelo, poi magari ve lo scrivo nei commenti il titolo preciso, scusatemi, ma c'ho una memoria terribile per i titoli che fa ridere, considerando che faccio un dottorato in letterature straniere e non mi ricordo i titoli dei libri, ma insomma questo speriamo che nessuno dei miei colleghi e colleghe mi veda. E basta, questo è quanto. Va bene, allora Rachele, ti ringraziamo. Ci possono essere stati dei problemi tecnici di rete, ma insomma adesso in questi giorni cercheremo. Abbiamo un lungo weekend per fare prove da casa, aggiustare tutto quanto. Sì. Volevo dire una cosa. Sì. Scusami. Su Instagram, sul profilo Instagram di Eris, c'è uno slot di domande, si possono fare delle domande ad Andrea, che anche se non è più in diretta con noi può rispondere
alle domande per iscritto tramite le storie stavo di Instagram. Stavo per dire anch'io, stavo per dire la stessa cosa. Ah, scusami, ti ho rubato il ruolo di conduttore, perdono. Va bene, va bene. Quindi collegatevi anche al nostro account Instagram, che lì facciamo altri tipi di aggiornamento, e vi ricordiamo anche che abbiamo attivato un account Telegram, così per andare contro il maledetto algoritmo di Facebook funziona un po' come una sorta di newsletter, una volta al giorno al massimo vi inviamo una comunicazione tipo in questi giorni per avvertirvi a che ora inizierà la diretta, così è più semplice rimanere aggiornati. Più contenuti, novità, altre cose, insomma è un buono strumento. Allora noi ringraziamo Rachele. Grazie a voi. Ci risentiamo e ci rivedremo presto. A presto, buona giornata. Ciao. Allora, noi ritorniamo con l'inquadratura base normale, sempre in sincrono. E niente, andiamo verso la conclusione di questa puntata numero 1. Davvero di The Coroners. Ci sono stati dei problemi di linea, dei problemi di sincronizzazione audio video. Capiremo da cosa è dato, se dalla rete o dai nostri strumenti. Cercheremo di metterli a posto per le prossime puntate. Anche se comunque io, da ammiratrice di Ghezzi, ti piace? Sì, ha un certo fascino, ha un certo fascino. Allora, sabato e domenica, quindi domani e dopodomani, non trasmetteremo, rinizieranno le trasmissioni tutti i giorni, rimaniamo come orario sempre più o meno tra l'una e le tre, quindi con orario di inizio verso l'una e mezza, dipende dagli impegni da chi andremo a intervistare. A sentire, è chiaro. E niente, quindi se volete rimanere aggiornati, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram di Eris, vi annunceremo in questi giorni, nel weekend, chi andremo a intervistare, sì, da lunedì in poi. Stiamo tentando di fare un calendario, ecco. E quindi ringraziamo tutti coloro che sono rimasti all'ascolto e alla visione fino adesso. Un attimo, mandano anche i messaggi. Messaggi dalla regia. Ah, ovviamente sì, non l'avevamo ancora fatto, volevamo ringraziare anche Rastabello per, diciamo... Il nome! L'illuminazione per questo nome, The Coroners. Che l'ha inventato lui, lo usava lui, fighissimo, grazie per averci detto usatelo. Quindi grazie, molto probabilmente sentiremo anche lui, appunto tra i coordinatori del festival AFA Autoproduzioni Fichissime Underground di Milano. E niente, vi ringraziamo e ci risentiremo da lunedì se vi va. Basta. Ciao. Ciao.